Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita e benvenuti alla 15ª parte della guida a Pokémon Rubinomega sul mio canale. Ebbene ragazzi, oggi in questa 15ª parte andremo a Mentania, questa cittadina carinissima che si trova appunto ad ovest di Ciclamipoli e niente, andremo a esplorarla, ma prima dovremo fare un percorso pieno di allenatori e niente, l'ultima volta vi ho lasciato con la domanda che era bici da corsa o bici da cross, dato che molti hanno detto che la bici da cross era migliore. Ho deciso di prendermela anch'io ed ecco qui la bici da cross. Facciamo qualche acrobazia alla nonnetta, quella qualche acrobazia, bam. Ah, curiosità, questa è la nonnetta ragazzi, non so se lo sapete, quella che vi diranno un po' i percorsi. Guarda, vi faccio vedere. Io sono la più anziana delle quattro sorelle bussola, è una delle quattro sorelle che le trovate ad ogni porta appunto di Ciclamipoli, alla porta nord, est, sud e ovest. E niente, di qua vai al percorso 117 dove si trova la pensione, lì si prenderanno cura dei tuoi Pokémon. Ebbene ragazzi, noi infatti andremo di qua verso il percorso 117 in questa parte. Ricordo inoltre che questa guida è in collaborazione con Bariform, che trovate il link qua sotto in descrizione. Ed eccoci qua sul percorso 117. Ah, mi sono offellato ragazzi, dato che avevamo fatto la pista ciclabile nello scorso episodio, c'è bisogno di andarci a curare la squadra. Ma prima una cosa vi volevo dire. So un modo per sconfiggere Walter. Vabbè, io lo chiamo Walter, comunque si chiama Walter, mi piace più Walter comunque. Ho un modo per sconfiggere Walter se avete preso Sceptile, perché Sceptile è un po' di tipo erba e giusto se lo fate evolvere avete qualche possibilità di batterlo, perché è un po' complicato, ecco, avendo Pokémon tutti di tipo elettro l'erba non è molto efficace, anche lui non è efficace su di noi, ma siamo in svantaggio. Quindi ho notato che a questo centro Pokémon a questo qua vendono delle bellissime MT molto utili, quindi mosse tipo raggio scossa, che potremmo insegnare benissimo a Electrike, però adesso non ho i soldi. Cresci pugno. Ebbene, questa è una mossa che ragazzi, tutti i Pokémon di tipo elettro di Walter, o meglio contro Magneton, è soprattutto molto efficace e quindi voglio comprarla a tutti i costi. L'ho presa, ora sono rimasto pochissimi soldi. E niente, è molto forte questa mossa, perché per il semplice fatto che se gli do il plessimetro aumenta di molto la... Il suo attacco appunto della mossa. Tuttavia si chiamava plessimetro, fammi un po' vedere. Non vorrei fillare. Vediamo un po'. Poche gingillo, super colpo, abbia cintura, la cazzamite. Dai, dove sta? Non lo trovo più. Pietra lieve. Ah ecco, non ce l'ho perché naturalmente ce l'ha Loudred. E si chiamava appunto, vediamo un po', vediamo un attimo le info. Appunto, dove sta? Sì, vai su. Ok. Allora, punti esperienza. Plessimetro, sì, giusto, si chiamava Plessimetro, ragazzi. E niente, questa mossa che fa? Più utilizzate la stessa mossa e più avrà appunto effetto. Quindi se usate Plessimetro, per esempio, su l'attacco e gheggia voce di Lowred, l'attacco e gheggia voce che si usa più volte avrà un effetto devastante. Comunque, percorso 117, cominciamo questo percorso. Ma prima insegniamo appunto Crescipugno a Grovyle. Quindi andiamo giù. Crescipugno. Sì. Potremmo anche insegnare a Loudred, Anzi, facciamo così, facciamo una bella cosa, non a Grovyle. A sto punto insegniamoglielo a Loudred, così la valenza la facciamo tutta con lui, scusate. Ha anche maggior attacco Loudred, appunto. Sì, impariamo questa mossa. Con quale mossa vuoi che dimentichi? Allora, egheggia voce, morso, pestone, supersuono lo voglio lasciare. Leviamo pestone a sto punto. Dai. Ok, Loudred impara pestone. Impara crescipugno. Perfetto, gli va bene così ragazzi. Ora, dato che vi ho spiegato un po' come battere Walter, continuiamo un po' di qua e vediamo un po' cosa c'è. Qua dovrebbe essere la pensione, se non mi ricordo male. Esatto, questa è la pensione Pokémon. Bella ragazzi, non c'ho nessun Pokémon da metterci dentro, quindi niente, continuiamo per la nostra strada. Ok, parliamo con la ragazzina qua. Ho lasciato il mio Pokémon alla pensione. Quando l'ho ripreso avevamo imparato una mossa che prima non sapeva. È stata una bella sorpresa. Ciao. Allora, in questo percorso ragazzi si trovano veramente tanti, troppi allenatori.
Allora, direi di farci salire di livello Lodred, che è quello che sta al 23, Electrek sta al 17, ma Electrek lo alleneremo più avanti, dato che adesso è inutile praticamente. Ok, vai, iniziamo questa parte sfidando allenatori e poi arriviamo a Mentania. Ok, manda Doduo. A questo punto è vero, potremmo mandare Electrek contro di lui, però vabbè, andiamo Lodred. Ma ho scelto Lodred per imparare Cresci Pugno, ragazzi, perché avendo il plessimetro era molto meglio lasciarglielo a lui a questo punto, dato che c'hai Ghigliavuce e Cresci Pugno, no? E niente, ora Lodred è veramente, credo, il più forte della mia squadra a questo punto, è veramente fortissimo. Ok, Doduo userà Furia, non ci farà praticamente nulla. Continuiamo con Ghigliavuce e Doduo muore. Dai, 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 dai. Fatto. È un po' deboluccio in velocità Lodred, ma comunque sia in attacco è devastante. Ok, ciao Nicola. Ora, cosa fare? Ora, andiamo giù. Qui ci sono un po' di bacche da raccogliere. Sono bacche ananas. Ci serviranno sicuramente. O per fare Pokémon o per dare un Pokémon. Comunque sia, me ne serviranno soltanto 6. Non ne voglio prendere altre. Prendiamo queste e quelle due le lasciamo là. Tanto non mi serve a niente. 2. Ah, solo 2. Allora, vabbè, a sto punto prendiamo anche questa. Perfetto. Ora, battiamo queste due. Accidenti, non posso permettermi di fare figuracce davanti a Ada. Anna è eccezionale assieme a lei, ti batterò. Vediamo un po' cosa riescono a tirare fuori queste due sorelle, Anna e Ida. Senior e Junior. Zigzagoon e Maguita. Bene, vediamo un po'. Tra l'altro hanno gli stessi Pokémon che avevano nel primo gioco, quindi è rimasto invariato anche nel remake. Ok, 23 e 25, siamo anche di livello superiore, quindi perfetto. Allora, contro Zigzagoon uso appunto Cresci Pugno, mentre su Maguita uso un Aereo Assalto. Bene, Maguita viene subito eliminato proprio malissimo, mentre Zigzagoon potrebbe anche resistere, non lo so, vediamo un po'. Sicuramente la lotta è super efficace. Già. Ciao Zigzagoon. Che sì, ragazzi, credo che questo Lodred farà veramente scompiglio nella palestra di Walter. Oh, io lo chiamo Walter, ma ricordo si chiama Walter. Chiamatelo un po' come vi pare. Ma Walter mi piace di più a me. Ok, andiamo di qua. Senti, dato che sta bacca sta da sola, raga, non lasciamo da sola, brutto. Prendiamo anche sta bacca ananas, poi ritornerò a piantarle fuori dalla guida. Ok, andiamo di qua. Ok, in questa erba potete trovare Volbeat, Zigzagoon, Poghiena, insomma, sempre i soliti Pokémon. Quello avevamo battuto. Battiamo questa, se non mi sbaglio, nei vecchi giochi c'aveva 6 Pokémon. Vediamo se è rimasto invariato anche qua. Ok, Lidia. Tra l'altro, dato che useremo sempre l'attacco Ghigliavuce contro questa ragazza, credo che a un certo punto shotterà automaticamente. Vediamo un po'. Noi basta che continuiamo con Ghigliavuce, ragazzi, l'importante è quello. Questo strumento plessimetro è veramente troppo utile arrivati a questo punto della guida, ragazzi, troppo troppo utile. Ok, continuiamo con appunto Ghigliavuce. No, mamma mia, non vedo l'ora che diventa Exploud questo Lodred. Perfetto. Snaromish, sì, lasciamo Lodred. E continuiamo con Ghigliavuce. Ricorda che Ghigliavuce è la mossa quella che più la volte appunto la usate e più sciotta, in poche parole, diventa sempre più forte ad ogni mossa. Ora che l'ho usata 3 volte, c'ho anche il plessimetro, praticamente è una mossa che non dovrebbe mai, come dire, lasciare il Pokémon a fin di vita, dovrebbe sempre sciottarli. E anche Azumarill muore. Come potete vedere non è molto efficace, ragazzi, questa mossa, ma comunque è sciotta lo stesso. A questo punto manda Goldin. Goldin farà anche lui una brutta fine.
Grigia voce. Madò, se sta a mette proprio a urlare, l'Adred, mamma mia, mette paura. Perfetto, livello 24. Suello sale al 26. Grovel sale al 25. Ora manda Budew. Oh, Budew, figo. Un Pokémon di quarta gen, mi sembra. Oh, interessante. E ciao Budew pure a te. Benissimo, abbiamo battuto anche questa allenatrice. Ah, manca ancora un Pokémon. Wow, ce l'hai dappertutto, porca miseria. Vabbè, continuiamo con il Gheggia Voce e anche Schitty muore. Praticamente il Gheggia Voce adesso è diventato un attacco come Abisso, ragazzi. Abisso che fa appunto Groudon che shotta con un colpo. Mamma mia, alleva Pokémon. Sì, sono cresciuti bene. Ho vinto 680 euro. Ah, yeah. Ok, qua c'è un'erbetta. Qui c'è un pigliamosche. Qui c'è un bambino. Vuoi essere sfidato? Qui si respira aria proprio pulita. Eh già. Oh, qua c'è un Pokémon nell'erba. Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Lo vediamo subito. Oh, Suskit. Niente, non ci serve Suskit. Sapevo che era un Pokémon più interessante. Vabbè, fuga. Tanto non ci facciamo nulla. Qui c'è una Pokéball da raccogliere. Mega Ball. Ah, un'altra cosa. Vediamo un po' se ci sono strumenti nascosti, ragazzi, perché non ci abbiamo appunto il ricerca strumenti. E vorrei provarlo a metterlo. Eccolo qua. Che comunque se troviamo strumenti per terra è sempre utile. Ok, battiamo questo allenatore. Piglia mosche. Oh mio Dio, ragazzi, è veramente inquietante. Madonna. Oddio, insettologo. Wow. No, fa veramente paura, eh. Quella sarà lo screen della copertina, sicuro. Mamma mia. Wow. Cioè, curati. Più bello. E ciao Ninkada. No ragazzi, l'ho detto, è troppo forte l'Adred. Cioè, bannatelo. Insettologo manda Dustox. Ah, Dustox potrebbe appunto resistere ai Gheggia Voce. Vediamo un po'. Infatti resistere. Aia, veleno polvere, ci avvelena, mannaggia. Ah, vabbè. Non ci dovevi proprio avvelenare ora. Comunque a Mentali ci saranno un bel po' di strumenti da raccogliere, quindi rimanete sintonizzati. E anche Dustox è morto malissimo. Il veleno effetto sull'Adred. Beautifly, bellissimo. I primi Pokémon che incontriamo, Beautifly e Dustox. Belli, facciamo il Gheggia Voce. E ciao Beautifly. Non dovrebbe resistere Beautifly dato che abbiamo già usato due volte il Gheggia Voce. Perfetto. Ok. E Leopoldo l'abbiamo battuto. Mamma mia, quanto è brutto. Mamma mia. Ok, quindi ragazzi ci dovrebbe essere anche uno strumento interessante da raccogliere. Ok, taglio, sì. Ce l'abbiamo la mossa, sì. E dato che non voglio incontrare Pokémon, ragazzi, perché durante la guida non voglio mai incontrare Pokémon perché sarebbe inutile. Ok, e usiamo il super repellente. E andiamo avanti. Prendiamo il super repellente qua. Revitalizzante. Buono. Qui giù che c'è? Vediamo un po'. Vai giù qua. Ah, di qua ragazzi si dovrebbe trovare. Esatto. Intanto siamo arrivati a Mentania, lol. Comunque la Mau
Lite, Mawile Lite, Mawile Lite, buona per far evolvere Mega Wawe, Mawile. A mia sti nomi, porca miseria, sono impedito. Ok, parliamo anche con lei. Che dici? Non sono carini questi fiori? Li ho piantati tutti io. Sai li piantare te? Li hai piantati te? Bene. Ci faccio brumotti sopra. Oh, che dispettoso che sono. Allora, prima di andare a battere quell'allenatore là, ragazzi, arriviamo prima a Mentania, va? Curiamoci Pokémon, parliamo con tutti. Tanto è una città abbastanza piccola, Ricordo, questa è la città degli zii di Lino. Se vi appunto ricordate. Perfetto. Ci sarà anche uno strumento molto interessante da raccogliere. Lo andiamo a vedere subito. Ok. Torna quando vuoi. Allora, qua al centro Pokémon intanto non c'è niente da fare. Qua al centro market c'è invece una cosa molto interessante da prendere, ovvero le Pokéball. Voi direte, quali Pokéball, Federic? Beh, due Pokémon veramente molto interessanti, che sono la Minor Ball, che le prendiamo subito, per catturare Pokémon di livello inferiore al vostro, e la Kick Ball, per catturare Pokémon già catturati in precedenza. E la Kick Ball, usata con il Navidex, è veramente molto buona, perché il Navidex appunto vi individua Pokémon che avete già catturato. Buono. Vuoi usare il repellente? No, perché non c'è erba qua. Me l'ha detto mio papà, questo tunnel è pieno di Pokémon rumorosi. Si spaventano per i rumori forti e si agitano moltissimo. Per questo hanno dovuto interrompere gli scavi. Ma c'è un tizio che sta cercando di scavare il tunnel da solo. Beh ragazzi, in questo tunnel appunto dove abbiamo catturato Whismur ci ricollegherà alla prima città. Tuttavia, noi potremmo anche aiutare il tizio e usare spaccaroccia, ma non possiamo usare spaccaroccia per il semplice fatto che, indovinate un po', non abbiamo battuto la palestra, quindi non lo possiamo usare. Entriamo qua, che ci sarà una signora che ci regalerà appunto uno strumento molto buono. Eccola qua, la signora è questa qua. Ok, oh, come farei senza i miei Pokémon? Sono tutti per me. Da quanto tempo sei lì? Vabbè, partecipa a una gara, prova questa mossa. Ok, la mossa attrazione, che è anche molto utile nelle gare. Quindi grazie, non ci sarà da parlare con nessun altro a meno che non volete partecipare a una gara, ma noi per ora non partecipiamo alla gara. Ah, piccola curiosità, questo era il vecchio appunto macchinario per appunto le Pokémelle, quello vecchio dei vecchi giochi appunto, l'hanno messo in vetrina giustamente, oggetto raro. E niente, che fare ora? Ci sarà da prendere ancora altre cose. Ok, parliamo con lui. Hai visto la grotta vicino al Pokémon? C'è un tizio che sta spostando dei massi perché vuole riuscire a passare dall'altra parte. Se potessimo passare da lì andremo a Ferugipoli, sarebbe davvero facile. Eh già. Cartello. Mentania, un alto piano spazzato dal vento che profuma di erba fresca. Wow. Eh sì, la musica ragazzi è veramente incantevole. Il vento impedisce alla cenere vulcanica di arrivare fino qui. Infatti ragazzi, la cenere del vulcano non arriva in questa città perché c'è tanto tanto vento. Ok, entriamo in questa casa. Una signora, conoscitti. Mostrami i tuoi Pokémon, voglio vedere quanto ti è affezionato. Oh, il tuo Pokémon, sembra molto felice, evidentemente ti è affezionatissimo. Grazie, cara. Io ho mostrato Loudred, che ce l'ho da poco, quindi non era così affezionatissimo. Vabbè, questa è la casa dei genitori di Lino, credo. Vediamo un po'. Sì. Il ragazzo di mia figlia è molto innamorato, è pazzo di lei. Penso che si sia messo a scavare senza sosta un tunnel per poter andare a trovarla. Mia figlia è un po' preoccupata, così va spesso a trovarlo al tunnel. Eh già. E questo dovrebbe essere lo zio di Lino, se non mi sbaglio. Vediamo un po'. Oh, sei tu, mi spiace, Lino non c'è. Dopo che l'hai sconfitta a Cicamipoli, ha deciso di metterci in viaggio per allenarsi. Se ora ha così tanta energia e voglia di vivere, è di certo merito di Pokémon. Ah, prima non voleva vivere. Wow. Wow. Vediamo la bambina. Il mio Slanomis si è perso. L'ho perso di vista vicino al cartello. Dove sarà finito? Vicino al cartello? What the fuck? Quale cartello? Un cartello? Boh. Entriamo qua. Lontano da qua, a Iridopoli, si trova la Lega Pokémon. Gli allenatori che trovi lì sono un vero portento. Ci andremo pure noi. La Lega Pokémon vige una regola, bisogna battere tutti i super 4 di fila. Se perdi contro uno di loro dovrai ricominciare da capo. Ai ai ai. Beh, si sa. Un cartello comunque, credo sia questo l'unico cartello che mi viene in mente, ragazzi. Ma ci ho già parlato prima. Oh, eccolo! Ah, sei tu! Mish! Grazie per aver ritrovato il mio Janomish!
Per ricompensarti, ecco una pietra che ho raccolto prima. Ha una forma strana e molto suggestiva. Sasso suggestivo! Ci regala questo bellissimo sasso. Vediamo un po' che fa il sasso suggestivo, ragazzi. Lo sai che non me lo ricordo? Sasso suggestivo, sasso suggestivo, sasso suggestivo. Dov'è? Vediamo un po'. Non riesco a trovarlo. Eccolo, un sasso piuttosto singolare che qualcuno potrebbe ritenere di valore. Che figo. Non mi ricordo cosa fa, ragazzi. Sicuramente è una qualcosa di importante. E sto facendo un fail gigante, ma non me lo ricordo proprio. Tuttavia, ragazzi, finiamo di battere l'ultima allenatrice di questo percorso. Dopodiché staccheremo. Nella prossima parte andremo a battere appunto Walter. Eh sì, ce l'avevamo scordato questo, leva Pokémon. Ok, Mandicam Wismore, c'ha 6 Pokémon, wow, questa parte durerà circa 24 minuti a questo punto, vabbè. Ok, facciamo Egeggia Voce all'infinito e vediamo un po'. Ah, non ha effetto su Wismore, wow. Ah, a parte ho fatto una cazzata, perché essendo di tipo normale potrei andarci tranquillamente di Crescipugno. Crescipugno è come Egeggia Voce, più lo si usa e più diventa forte, quindi bene, aumenta anche l'attacco. Ok, Electra sta al 19. Fulmindenti, vuoi buono, sì sì. Leviamo Fulmisguardo. Fulmisdenti è molto forte, ragazzi. Soprattutto su Electra, che ha l'abilità che gli aumenta l'attacco, quindi è ottimo. Sì, il mio Electra, diciamo che è un misto tra un po' di tipo attacco speciale e un po' di tipo attacco normale. Quindi, beh, un po' misto, però va bene lo stesso. Bruciapelo. Aia, non ci far tentennare. Ma baffa all'uovo però. Vabbè, Egeggia Voce. Ok, ma qui da brutto colpo, perfetto. Zigzagoon. Ok. Dato che in queste parti, ragazzi, ho scelto di fare questa combo con Egeggia Voce, vorrei farvi la domanda del giorno, che si chiama appunto qual è la vostra combo che avete utilizzato in questa parte della guida, perché appunto le combo sono veramente molto importanti se appunto non sapete andare avanti nel gioco. Quindi ditemi un po' che strategia avete usato per sopravvivere appunto a tutti gli allenatori, quindi commentate. Aia, facciamo un altro Crescipugno. No, ci aumenta anche l'attacco, dai, vai bella così. Manda poi Siena, nessun problema. Facciamo un attacco Crescipugno ancora, che gli aumenta l'attacco e complessimetro gli aumenta ancora di più, quindi dai. Wow, mamma mia quanto gli aumenta l'attacco in una maniera spaventosa. Mamma mia. Ok, manda Tailow. Manda Tailow, anche se non è molto efficace, faccio lo stesso Crescipugno, tanto l'attacco gli ha aumentato, complessimetro lo dovrebbe distruggere in un colpo solo. Ah, io attacco Dalla perché è più veloce, ok, Crescipugno e ciao Tailow. Perfetto. Bene, direi che ci siamo allenati abbastanza, no? Che dite? Ci siamo allenati abbastanza per questa sfida? Per sconfiggere Walter in palestra? Beh, io direi di sì. Quindi io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per aver visto questa parte della guida, parte numero 15. Noi andiamo appunto alla palestra, andiamo a salvare davanti alla palestra. Dove era la palestra? Mi sono scordato dove sta la palestra, wow. Dovrebbe stare qua. Bene ragazzi, ecco qui la palestra, noi salviamo e niente, ci vediamo appunto alla prossima parte, parte numero 16, dove ci appresteremo a battere Walter, terzo capo palestra della regione di Hoenn. Ciao ragazzi!